Buonasera, benvenuti! Ah, siete venuti per vedere il filmino sull'India, accomodatevi, a vostro che pericolo, l'India è una cosa... Oh, grazie, non dovete disturbarvi, venite, venite! Dicevo, l'India è una cosa tremenda, una fatica! Ciao! Ah, buon vino! Ah, sì. Dai, sono sopravvissuto a stento io all'India, perché in India io non ci volevo andare, per me l'India veramente era le grandi M, la miseria, il misticismo, la merda, per non ma dire la malattia. Guarda qui, ma dai, l'India è bellissima, è stupenda, ci abbiamo anche le foto, dopo ve le facciamo vedere. Allora, vieni con me, te lo dico io come India. No, guarda, è bellissima, è veramente una cosa da fare. E anche perché io non ero mai andata da nessuna parte, non c'ero mai andata. Negli anni 60, quando c'erano i Beatles che ci andavano, sì, io ero troppo piccola, non ci potevo andare. Negli anni 70 invece ci andavano i frichettoni, ma io stavo lavorando. Negli anni 80, nei rampantisti anni 80, l'India è passata di moda. E a me è venuta voglia invece di misticismo, guarda un po'. E così comunque sapevo dove andare. Avevo studiato bene, avevo la mappa e avevo. Lo so che avevamo niente di qua, accomodatevi. Dai, dopo ti racconto, aspetta. Lei aveva tutto in testa, è stato una specie di trappola familiare. Abbiamo veramente rischiato di divorziare per colpa del. E mi sono trovato in questo posto dove tutto è faticoso, ecco qua, ecco. Anche pericoloso per certi versi. Ah, non ero preparato per la luce. Ci vedete bene? Cominciamo. Ci vedete bene? Sì, quindi lì, ecco. Sì. Il filmino. Oh, l'abbiamo girato noi, dai, quindi dai. È un filmino un po' così. Però ecco qua. Ecco speriamo. Qua. Dai, dai. È partito. Io, il massimo del terzo mondo che avevo visto, era la stazione di Roma Tiburtina. L'impatto con l'India è un impacco di carta vetrata gelata e chiodi bollenti sulle parti sensibili del mio corpo, psiche compresa. Io, l'India, sapevo che c'era, ma non credevo che esistesse. Invece è proprio come nei documentari. Vorrei spegnere la TV, ma non si può, ci sono dentro. È un incubo, che però, in un certo senso, è bello come un sogno. Stordita dal casino, sono però affascinata dagli esseri umani. Donne magari povere ma elegantissime nei loro sari. Uomini vestiti come straccioni con un asciugamano sulle spalle e un altro sulle palle che sembrano avere un sacco di cose da fare. La strada è un sottile nastro di pessimo asfalto sul quale passa un solo veicolo per volta. In caso di incrocio di due o più veicoli, il più grosso mangia il più piccolo, come nel gioco della dama. Se poi i due veicoli sono equivalenti, passa quello che suona più forte. Dapprima ho pensato che queste fossero lapidi in ricordo dei pedoni travolti dai ciclisti, a loro volta travolti dai bufali, a loro volta travolti dai camion. Invece sono semplici paracarri. Finalmente varchiamo le porte di Puttaparthi. Ebbene sì, sto andando da Sai Baba. Anzi, stiamo andando da Sai Baba, visto che mi sto portando dietro Patrizio, che Sai Baba non sa neanche chi sia. Io invece a casa ho letto un libro su di lui, l'ho visto in un filmato e non so, mi si è smosso qualche cosa dentro. Così desidero vederlo da vicino, perché voglio spiegarmi la mia emozione di fronte a queste cose. Mi chiedo cosa ci faccio io qua. Comunque, ad una prima occhiata, è evidente che Puttaparthi è una formichina di paesino, tipico del sud dell'India, che a un certo punto ha partorito un elefante, e cioè appunto la città del santone Sai Baba. Appena arrivati vediamo dappertutto negozi e bancarelle con le sue immagini, le sue videocassette, i suoi dischi, le sue cartoline accanto magari alla versione indiana di Barbie. Puttaparthi si costruiscono case nuove e dappertutto si respira aria di sviluppo, di commercio, di soldi.
Le donazioni devono essere davvero cospicue. Se Saibaba è riuscito a edificare una vera cittadona nella cittadina, con tanto di palazzi decorati con simboli polireligiosi, da Ganesh a Gesù, fino a Shiva, Buddha e Maometto. Ci sono scuole dall'asilo fino all'università. In periferia c'è addirittura un aeroporto internazionale in costruzione e un ospedale che invece che di Baba sembra di Alibaba. Patrizio sta già facendo l'ipercritico sul contorno del fenomeno Saibaba. A me non importa, ciò che conta è la sostanza. Se la sostanza c'è, posso passare sopra le stelle. Per questo vorrei entrare subito nel posto dove si mostra Saibaba, ma non si può, appare solo a orari fissi. Tocca aspettare domani. Non ci resta che girare per il cosiddetto centro storico di Puttaparthi, dove c'è un gran casino. Ci rifugiamo nel bar del Tower, che di primo acchito ci sembra sporco e poco raccomandabile, ma che poi scopriremo essere il migliore della zona, un vero grand hotel. Tanto è vero che alla porta c'è una guardia privata, un uomo di serie B, carico di fetici paramilitari, incaricato di non far entrare altri uomini di serie C e D, cioè i mendicanti, perché non arrechino disturbo agli uomini di serie A, cioè a noi occidentali. Dentro la flora è rappresentata dall'arredamento da bar parrocchiale e la fauna da un gruppo di occidentali dall'aspetto mistico. Ordiniamo con circospezione acqua minerale, un piatto che ci raccomandiamo sia cotto. Sorpresa, è una sedicente pizza. Si vede che siamo neofiti. Qui quelli navigati ordinano persino la spremuta allungata con l'acqua del rubinetto. Grande imbarazzo quando incontro gli sguardi di altri italiani. Mamma mia, c'è anche uno che suona la chitarra. Vorrei sparire. Sono molti gli italiani, ma non li capisco lo stesso, perché si sentono frasi del tipo: ah, stanotte all'Omkara c'era freddo, così adesso tra il darshan e il bhajan mi faccio un chapati prima di tornare all'ashram. Qui tutti i pellegrini indossano un pigiamino bianco detto panjabi, che conferisce un look da ricoverato. Noi invece sembriamo due marines, scarpe a cuscino d'aria, inutili perché non siamo qui per giocare a pallacanestro, cintura con cerniera portasoldi, nefasta perché col sudore ho prodotto una poltiglia di dollari e rupie, gilet pesca sportivo mille tasche, eccessivo, non si trova mai niente, borraccia termica con pilloline idrodisinfettanti, vomitevole, meglio l'acqua minerale. Quindi, quando ci dicono che per andare da Saibaba il panjabi è obbligatorio, ci adattiamo e ci infiliamo nella nuova parur che comprende anche il cuscino per sedersi per terra. All'inizio mi vergogno molto, ma il dilemma è essere diverso e quindi notato o essere uguale e quindi trasparente? Opto per la trasparenza, che oltretutto non fa trasparire il mio scetticismo laico materialista. Il panjabi ce l'hanno fatto su misura al Garment Center, ready made dresses silk and saris in Gopuram Road. Fuori metafora è un buco pieno di stoffe con un sarto che pedala su una vecchia Singer in mezzo alla strada. Io non ho voglia di fare spese, sono qui per motivi spirituali e mi sono ripromessa di non lasciarmi prendere dal fuoco degli acquisti semplicemente perché qui costa tutto poco, ci sono stoffe bellissime e quando vai nei negozi ti senti una signora. Non sono una turista raffa raffa, ma il panjabi, da non confondere col chapati che si mangia, bisogna comperarlo. Anche nel misticismo ci sono gli obblighi della moda. Quindi, visto che ci sono, me ne faccio fare un altro di seta cruda rosa e grigio brillante. Nel giro di un'ora è già tutto pronto. È cinese, non ho capito dove è. Scendiamo al Sai Suda, un albergo a cui non è possibile assegnare alcuna stella, ma che brilla ugualmente per funzionalità e attrezzature igieniche. C'è tutto a modo suo. Soprattutto c'è la vista sulla strada principale di Puttaparthi. Thank you.
Sotto casa c'è anche la lavanderia. La moglie lava al fiume e il marito stira fino a notte fonda. Stira con un ferro a carbone che fa un gran rumore. Il rumore non ci abbandona mai. Ai rumori del giorno subentrano quelli della notte. Cani che abbaiano, cuccioli che passano, asini che tagliano, indiani che tossiscono e poi anche una zanzara, accidenti. Non dormo, quindi penso. Penso a questo posto. Sono qui perché spero, ma non so in che cosa. In più mi sono trascinata dietro Patrizio. Per fortuna abbiamo la telecamera e quindi la scusa di documentare. Ci dicono che se siamo qui è perché Sai Baba l'ha voluto. Tra poche ore lo vedrò. Alba del giorno dopo. Entriamo finalmente nell'ashram, cioè nella cittadella del tempio, dove a differenza di fuori è tutto perfetto e pulito. Albeggia, aria cristallina, gracchiare di corte. All'entrata c'è il tempietto di Ganesha, il dio elefante. Per essere ammessi alla presenza di Sai Baba bisogna fare la fila, uomini e donne separati. Da prima mi scoccia, sembra di essere in colonia, ma in fondo io sono una frequentatrice di locali per sole donne, ogni tanto fa bene togliersi dai piedi gli uomini. Però un conto è sceglierlo e un conto quando è obbligatorio. Tutti in silenzio si siedono per terra in lunghe file. Ecco cosa serve il cuscino. Vengono estratte a sorte le file che entrano per prime. Innanzitutto le file di quelli arrivati alle 5, poi le file dei ritardatari. Un meccanismo che in confronto la nostra nuova legge elettorale con doppia scheda e triplo turno è una cosina semplice. Tutto sembra tranquillo, ma la tensione è paragonabile a quella di una partenza del Palio di Siena, coi cavalli che scalpitano ai canadi. Man mano che sorge il sole mi appare il tempio, una costruzione di vago sapore disneyan fumettistico, color dolce pastello. Trombe da comizio diffondono musica indiana. Ho visto solo un lembo di veste arancione passare lontano e sparire dentro il tempietto. In realtà Sai Baba è un recluso. Perché le divinità si rinchiudono? Forse proprio perché noi, fuori, tra la massa, possiamo sperare che si mostrino. Mi dicono che stavolta sono stata messa lontana. Penso che qui si fanno le file e si corre per essere i primi e i più avanti possibile, proprio come nella vita. Questo è il nostro primo Darshan, che vuol dire apparizione di Sai Baba, durante la quale i più fortunati hanno potuto toccarlo, consegnargli un messaggio o vedere la materializzazione della Vibhu, che dicono sia una cenere miracolosa. È commozione, compassione per l'essere umano, forse rabbia. Queste persone che sono qui, alcune malate, con poche speranze, commuovono. Forse siamo solo scimmie stupide in cerca di spiritualità e di senso. Mi cacciano dal muretto dove stavo meditando queste cose. Mi sento un po' scema. All'interno dell'ashram ci sono regole rigidissime ma improbabili. Qui puoi stare, là no. Salvo poi che il giorno dopo vale tutto il contrario. Il tutto è coordinato da un servizio d'ordine tipo comunione e meditazione, riconoscibile dal fazzoletto al collo, in cui è raffigurata una specie di sacrosanto Graal. L'unica parola che dicono è Sai Ram, che in base al tono può voler dire Dio sia lodato, prego, scusi, vieni qua, stai là o vaffanculo. Io ci litigo subito. E non ci vanno tanto d'accordo neanche gli uomini di uno strano gruppo, tutti vestiti di nero. Sono sporchi, espansivi, rumorosi, curiosi e si interessano alle donne. Hanno anche cinturoni di pelle borchiate e sono tosti, l'equivalente dei punk. Fanno un po' impressione.
li soprannominiamo i burdigoni, cioè gli scarafaggi. I burdigoni sono simpatici. Mi guardano sempre i piedi per vedere se ho gli anelli da sposata. Uno di loro, interrogato da me a gesti, mi ha fatto vedere il suo dio, una divinità di cui noi non sappiamo niente, Ayappa. Noi non sappiamo neanche che esiste e lui l'adora. Gli chiedo cosa vuole dire l'occhio dipinto in mezzo alla fronte e lui mi dice, Shiva, anno del selvatico. Ma poi scopriamo che quest'anno c'è un pellegrinaggio speciale in cui tutti si devono vestire così, quindi tra loro ci potrebbero essere anche dei seri professionisti. Ah, e quindi sono marini quanti che ci sono? Partire la baba. Dopo ritorno a 20 giorni. Sento già che mi sta prendendo la voglia di fare spese. Voglio braccialetti colorati, di vetro però, non di plastica. Voglio proprio quelli che hanno solo le indiane. Invece il sari non lo voglio, perché le europee ce l'hanno tutte. Qui c'è un gran sfoggiare di abiti orientali. Le donne, soprattutto le inglesi, che sono pallide e hanno i piedoni, si addobbano un po' alla uovo di Pasqua, con fiori tra i capelli, veli rose e nastri dorati. Sembrano ninfe giulive e Alisadora Duncan. Danno un'idea di purezza da prima comunione. Tra un'apparizione e l'altra di Sai Baba c'è tempo anche per fare i conti con la vita quotidiana del paese. Ho instaurato, per esempio, un rapporto con i mendicanti, nel senso che ci siamo presi le misure. All'inizio eravamo lontani. Io gelato dal ribrezzo e dal senso di colpa. Loro surriscaldati dalla foga di farsi dare qualcosa. Adesso ormai ci conosciamo di vista e le nostre temperature sono reciprocamente tiepide. Io mi commuovo meno e li accetto di più. Loro mi assaltano meno ma mi guardano di più. Tutta parte è il logaritmo che permette di sommare e sottrarre le nostre reciproche differenze, riconducendole semplicemente all'umano. I bambini sorridono sempre. Allo straniero allungano spesso e volentieri la mano sperando in qualche rupia. Io allora allungo la mano a mia volta e loro ridono. Oppure ti chiedono un abiro. Tu gliela dai, credendo in prestito. Loro ringraziano e se ne vanno. Ho imparato a non fare mai no con la testa. Per loro lo stesso gesto vuole dire sì. Per questo insistono. Un'altra cosa, le spazzature si buttano per strada, poi ognuno spazza davanti a casa sua e le spazzature finiscono in mezzo, poi tutti ci passano sopra e le spazzature si sparpagliano di nuovo. Dopo un po' di tempo che sono qui, mi sembra quasi di essere a casa mia, quindi mi preoccupo. Ma per assurdo, in un posto pieno di spazzature non sai mai dove metterle. Ci portano in gita all'ospedale fatto costruire da Sai Baba. È nuovissimo, moderno e attrezzato. Nella cappella fa bella mostra di sé il lampadario di Murano donato da Antonio Craxi. Sai Baba, se vuoi che io creda, dammi un segno, fallo cascare. Niente da fare. Però, in un certo senso, il segno arriva attraverso l'incontro con il dottor Carada, che riesce a far vacillare la mia diffidenza laico-razionalista. Il dottor Carati, un aiuto primario cardiochirurgo, ex consigliere comunale del PC, è arrivato qui dal Piemonte la prima volta per seguire una sua paziente. Nonostante tutte le sue riserve, è rimasto colpito da Sai Baba, finché ha deciso di mollare tutto e di trasferirsi definitivamente a Punta Parti, dove ora esegue gratis interventi a cuore aperto e ha visto coi propri occhi guarigioni inspiegabili. Più tardi, sul ballatoio del residence che sta dentro l'ashram, incontriamo anche una signora greca che racconta di come sua figlia sia guarita da un tumore ai reni dopo aver bevuto la polvere materializzata da Sai Baba e dopo che lo stesso Baba era apparso miracolosamente in cucina a quello scettico di suo marito. C'è poi un giovane medico cattolico che ci racconta di come non ci sia contraddizione per alcuni fra la devozione a Cristo e la fede in Sai Baba. E c'è anche una ragazza di Milano, piena di curiosità e anche di speranza. E ce n'è un'altra che viene dal Venezuela e che confessa di tornare a casa diversa da come era partita. E c'è Carla, di Bologna, che proprio perché ha visto Sai Baba materializzare un anello, ora è piena di dubbi esistenziali. Insomma, tiene il dubbio che poi in fondo si possa fare qualcosa, che questa vita abbia quel senso lì, che veramente valga la pena fare tutti questi sforzi per poi raggiungere quello che lui dice che si può raggiungere, cioè quest'unione, questo
raggiungere Dio che è fuori e dentro di noi. Ecco, ti viene questo dubbio. Insomma, c'è la gente. Gente che non riesce a convincermi del tutto, ma smuove persino in me tutta una serie di dubbi. Non so se a causa di questo travaglio psicosomatico, o più banalmente di qualche schifezza che ho mangiato, fatto sta che sto a letto 2 giorni con la diarrea. Qui dicono che se uno è refrattario, Sai Baba, si ammala. Io invece sono un fenomeno. Ho dovuto prendere un purgante e posso bere il Lassi, uno yogurt che, come dice il nome, rischia di essere molto lassativo. E posso anche vedere all'alba del giorno di Natale la processione. Alle 4:30 del mattino siamo già in fila per i soliti cori stonati e un bel om fatto tutti insieme. Bambini delle scuole di Baba, belli perché di razze diverse. Con le candele accese in mano sembrano una pubblicità della Coca-Cola. Vista così sembra una normale processione di Natale, ma invece di finire tutti in chiesa, si va al Darshan, cioè a una nuova apparizione di Sai Baba. Questo Sai Baba in realtà è Sai Baba 2, perché dicono che è la reincarnazione di Sai Baba 1, un santone vissuto all'inizio del secolo, molto amato perché molto ascetico. Questo Sai Baba invece è tosto, sembra un capo politico e ha costruito qualcosa di pratico. Noi siamo profondamente monoteisti, ma qui in India un dio non esclude l'altro e anche un santone non esclude l'altro. In fondo si rifanno tutti agli stessi principi e uno può rimanere colpito da quello o da quell'altro, ma per strade diverse si arriva allo stesso punto. Appunto, il punto, mica facile da trovare. Questa marea di gente di tutte le religioni, che viene da tutto il mondo, è attratta da quest'uomo coi capelli alla Angela Davis, che si autoproclama Dio, e questo fa impressione, ma dice che anche tutti noi siamo Dio, e questo fa pensare, e aggiunge che noi non sappiamo di esserlo, evidentemente siamo così stupidi da non averlo capito da soli. Si dice che se Gesù tornasse sulla terra nessuno lo riconoscerebbe. Io mi chiedo, avrebbe questa faccia buffa, ma non bella, questo contorno? Starebbe in una città disneyana con tanto di villa per i VIP in stile coloniale? Andrebbe in Mercedes? Avrebbe attorno queste Isadore adoranti? Insomma, si contornerebbe di questa estetica dubbia e kitsch? Sì, lo so, gli aspetti materiali sono relativi, ma io cerco una teoria mistica meno patriarcale, meno fideistica. Invece qui la presenza stessa di un santone produce comportamenti passivi da religione rivelata. Possibile che non ci sia qualche cosa d'altro? Vabbè, ho capito. Mi tocca fare una doccia e rimettermi in sesto alla svelta perché a Maurizia le ha ripresa la smania mistica. È qualche giorno che mi parla della madre, una santona che ha fondato Auroville, una città che dovrebbe stare a qualche centinaio di chilometri a sud-est di qui. Peccato, adesso che a tutta parte cominciavo quasi ad ambientarmi, adesso che Sai Baba cominciava quasi ad intrigarmi. Verso Auroville andiamo in taxi, che costa solo 50.000 lire al giorno, mentre l'autobus o il treno potrebbero costarti la salute. Ci aspettano comunque strade indiane e alberghi indiani, in cui io e la telecamera ci rompiamo.
Io mi piego e il nastro si spezza, entrambi cotti dal caldo. Infatti, visto che mancano le zanzariere, ma pare che non manchino le zanzare malariche, dormo in una salamoia d'autan, blindato nel mio sacco a pelo di piumino. Alla mattina invidio il nostro taxista, che si chiama Ganesha, come il dio, e che dorme, mangia e fa i suoi riti religiosi in macchina. Prima o poi bisogna fermarsi a mangiare. La cucina indiana è sanissima, tutta vegetariana. Che carino! La foglia di banano non è una tovaglia, è proprio il piatto che si lava sul quale viene appoggiato il cibo. Sì, però il cibo è composto da caccolette di salsine indefinibili, ma piccanti come una boccata d'inferno, da piadine poverine e da riso manomesso da troppe mani. Però vuoi mettere la soddisfazione di essere al centro dell'attenzione generale? E non fare così lo schifitoso. Pensa che cosa prova un indiano davanti a un piatto di tortellini. Tortellini. L'India del Sud ha un tasso di religiosità altissimo. Una cosa bella sono i templi di tutti i tipi che si incontrano per strada. In campagna, vicino alle tende e al focolare, ci sono i templi mignon fatti con due pietre. Basta che un sasso abbia delle fattezze strane, gli si fanno due occhi arancioni, lo si veste ed eccolo diventato il dio Ganesha. Basta un albero con appiccicata un'immagine sacra di qualsiasi tipo per determinare un luogo di culto, che non sarà un granché, ma è assolutamente privato ed esclusivo. Ma ci sono anche le città tempio monumentali, Malipuram, Kanjipuram, Tiruchirappalli, nelle cui atmosfere ci intrufoliamo da turisti. La struttura del tempio è sempre rappresentata da una serie di mura concentriche. Noi, che non siamo di fede indù, potremmo entrare solo nella prima cerchia, ma pagando una ventina di rupie ci fanno entrare anche nella seconda. La terza sarebbe vietatissima, ma pagando ci fanno entrare. E così via, fino al recinto in cui dovrebbero stare solo i pellegrini in preghiera. Qui ho una brutta faccia, perché ho già litigato con tre ciceroni diversi. Solo l'atmosfera placidamente contemplativa di questo gruppo di pellegrini riesce a calmarmi. E dire che per loro la lotta per la sopravvivenza è molto più dura che per me. Eppure sembrano condurre una guerra di resistenza umana molto più dignitosa e molto più efficace della mia. Forse sono semplicemente più magri di me. Fatto sta che sembrano più aerodinamici, cioè offrono meno resistenza al vento e alle intemperie della vita. Che belli che sono. Fanno delle cose strane, rituali, penso, in un certo modo distratto, leggero. Sembrano contenti. Chissà chi è poi quello là che assomiglia a Frank Sinatra e fa l'animatore. Le loro acconciature tradizionali sono trendy. Neanche un cyberpunk moderno si taglia i capelli così. Ci tengono ad essere particolari. Potrebbero essere i bramini più importanti dell'India o semplicemente della gente di un villaggio che in corriere o a piedi è venuta fin qui per recitare questa preghiera. In questo momento vorrei essere dei loro. Ma continuiamo la visita. Con 10 rupie ci possiamo anche far benedire dall'elefante sacro. Con 20 rupie possiamo filmare l'atmosfera delle piscine, molto mistiche ma senza cloro, in cui i fedeli prendono i loro bagni purificatori. L'ingresso ai templi non si paga, ma per mettere al sicuro le scarpe bisogna pagare 3 rupie. Certo, per un occidentale Pluto obeso come me sarebbero pochi spiccioli, se non che non mi sono attrezzato con la moneta e ogni volta mi tocca pagare con 100 rupie aspettando invano il resto. Con un'altra manciata di rupie la guida ci porta al centro del tempio, in cui scopriamo che l'oggetto di culto è... un cazzo! Quella colonnina nera là dentro? Qui adorano il lingam, cioè il principio maschile, che è praticamente un fallo stilizzato. A ben pensare, tutta la civiltà è basata sulla logica del fallo. E per trovare una logica diversa, femminile, bisogna andare o molto più indietro nella storia o molto più avanti. Per fortuna, ad Auroville, trovo un'immagine più materna, protettiva, femminile. Il Matrimandir, un edificio sacro avveniristico ancora in costruzione, voluto da una guru donna chiamata la Mère, la madre. Il Matrimandir è una grande sfera per meditazioni collettive che potrà contenere tutti gli abitanti di Auroville e che è costruita in modo da captare le energie cosmiche. Al centro della stanza principale, infatti, sarà posta una sfera di cristallo enorme che avrà una funzione di calamita.
io questo Matrimandi l'ho già visto. È uguale a Disney World e in particolare a Epcot, la giostra tempio dell'ideologia tecnologica americana. Chissà perché l'uomo, quando vuole trascendere, tira in ballo la sfera. Ma a me viene il dubbio che siano tutte palle. Non dire scemate, e piuttosto annota che la madre è nata in Francia nel 1878 e morta una ventina d'anni fa. È stata una seguace del guru Aurobindo e ha fondato Auroville ai bei tempi, cioè nel 68. Auroville è una città ideale, abitata da gente di tutto il mondo, di fatto territorio indipendente dallo stato indiano, dove dovrebbe regnare un'anarchia divina. In effetti il posto è molto bello, sembra quasi un club mediterraneo, pulito, rimboscato, con costruzioni avveniristiche, assieme a capanne naturalistiche e a villette modernistiche, il tutto in mezzo a una natura stupenda. Gli abitanti di Auroville hanno anche scuole e officine, la proprietà della terra è collettiva, poi ognuno svolge la propria attività. In effetti qui c'è gente da tutto il mondo, addirittura incontriamo per caso un vecchio amico, ex gestore di un'osteria, lo si era dato per disperso in India. In realtà il furbone era venuto qui, con pochi soldi si è fatto una casa bellissima, sua moglie lavora alla scuola coi bambini, campano con poco più di 100.000 lire al mese, possono dedicarsi a se stessi e sono felici. Poi incontro anche una persona che mi intriga molto, Vijay, uno dei tanti freak venuti in India dall'Italia negli anni 60, che ha impiantato qui un piccolo commercio di pietre preziose. Ha conosciuto da vicino la madre quando lei era ancora nel corpo fisico, come dice lui. Non perdo l'occasione di girargli delle domande che ho in testa da tempo. Vijay definisce Sai Baba un buon venditore di spiritualità, un commerciante, ma aggiunge che non c'è nulla di male, molti cominciano da lì. Quanto alle sue materializzazioni, non è un trucco, ma non c'è nulla di strano. In India sono in molti a saperle fare. Aggiunge che se lavori spiritualmente su te stesso, conquisti qualche cosa per te. Se ti affidi semplicemente a qualcun altro, perdi tempo. Poi conclude. Se vuoi andare a Roma, non è che la strada migliore sia da Parigi, perché se abiti a Barcellona è un'altra, se abiti a Zurigo è un'altra, se abiti a Atene è un'altra. Se la strada per Roma dipende da dove sei, e tutte sono cose. Che non è che il solo sistema migliore o unico sia Sri Aurobindo, il buddismo o Sai Baba, che magari per uno è il migliore Sai Baba, per un altro è un altro. No, facciamo un po' di valla vola. Anch'io sono colpito da tutto questo, ma non mi sento coinvolto, rimango sulle mie, è più forte di me. Maurizia invece sembra arrivata alla sua dimensione, è psicofisicamente a suo agio, scalza, col turbante, si è trasformata in una caricatura di Tremal Knight, l'amico di Sandokan. Io rimarrei ancora qui, ma Patrizia non vuole perdere l'aereo per Delhi. Comunque la tappa d'Auroville mi è servita, so dove tornare quando mi romperò definitivamente le scatole dell'Italia. A Delhi faremo una tappa veloce, giusto per farcene un'idea. In aereo ripasso il libro di Pasolini, L'odore dell'India. Ma l'odore dell'India metropolitana che mi accoglie a Delhi è acre e sa di smog, molto peggio che a Milano. In confronto Bologna, dove in questo momento si va a targhe alterne, sembra cortina. Delhi mi appare come una grande baraccopoli inquinata come una megalopoli, in cui svettano ogni tanto bellissimi monumenti del passato o bruttissimi palazzoni del presente, grigiastri, con gli scheletri di cemento armato ancora nudo, in stile real socialista, un misto fra la periferia di Mosca e quella di Reggio Calabria. È un'immensa discarica di tecnologia occidentale usata. Autobus e automobili sono le nostre di 30 anni fa, però sono numerose come le nostre di oggi e hanno i motori rifatti tre volte e le marmitte fumanti. La viabilità è ingarbugliata, come i fili della luce del resto. Non c'è più la giungla, ma c'è una giungla d'asfalto, in cui i camion, con la carrozzeria in legno personalizzata, barriscono e scorreggiano come elefanti. Una giungla in cui le api taxi scappano da tutte le parti come gazzelle, in cui le moto, tutte rigorosamente d'epoca, hanno preso il posto dei cavalli, anche se, ancora, il casco non ha preso il posto del turbante. Una giungla in cui le automobili ruggiscono come tigri, e i bufali invece sono rimasti, unici testimoni di un ecosistema che fu. A proposito di ecosistema, se questa è la piega che prenderà lo sviluppo del terzo mondo, il mondo nel suo complesso non avrà un grande sviluppo futuro.
Adesso che sono in città vorrei vedere uno dei famosi film indiani, con gli attori che più sono grassi più sono belli, e dove i cattivi sono proprio cattivi, e i buoni sono proprio buoni. Ma c'è tempo solo per vedere la TV in albergo. C'era una volta la televisione indiana, culturalmente autonoma, con milioni di telespettatori, che ancora oggi trasmette, per esempio, il Mahabharata ripreso in studio. Poi le antenne paraboliche sono spuntate come funghi e grazie alla conoscenza diffusa della lingua inglese, oggi dilaga la televisione americana e i serial, naturalmente, dal Mahabharata a Dynasty. Chissà se ci sono in India bambine che si chiamano Pamela e Sue Ellen. So comunque che le bambine normali in India, che si chiamano Sita, Lakshmi, Rama o Indira, hanno vita dura. Ma indubbiamente nel nostro viaggio la nota di bellezza è costituita dalle donne. Portano il sari, anche le più povere, con un'eleganza regale. Ma anche se sembrano regine, lavorano come pazze. La loro vita nei villaggi e tra la gente povera della città si è evoluta pochissimo nei secoli. Le donne sono praticamente un popolo in ostaggio. Ne parlo con Nishu, una mia amica indiana che spesso si trova lei, ragazza evoluta, vestita all'europea, che va in aereo e usa il computer, a contatto con donne della stessa età che vivono ancora come alcuni secoli fa. Ma in questo contrasto sorge un dubbio. Chi è la più felice? Ma io penso che le donne di villaggi, dei villaggi, le donne anche tribali, loro sono in un modo molto più sicure, perché hanno un ruolo ben preciso, fanno tutti i lavori e sanno che nella società comandano un rispetto. Invece noi che stiamo cercando qualcosa, alle volte non sappiamo nemmeno che cosa stiamo cercando. Le donne indiane comunque sono eccezionali. Tra le loro fila ce n'è di tutti i colori, da Indira Gandhi a Poland Devi, la banditessa, che da povera contadina del Madhya Pradesh, dopo essere stata stuprata dagli uomini di un intero villaggio, è diventata capo indiscusso di una banda di fuorilegge sanguinari. Solo dopo essersi vendicata, si è arresa spontaneamente, consegnando le armi simbolicamente all'immagine di Gandhi e della dea Kali. Che donne! Adesso però sono stufo di fare da accompagnatore di Maurizia nel suo viaggio femminil paramistico. Anch'io ho una mia India da scoprire, ed è quella di Kipling, di Salgari, dei Sahib, degli inglesi colonialisti ed eleganti. Insomma, per me l'India è la tigre, e prima di partire voglio vederla. Andiamo nel Rajasthan, e precisamente nella Shariska Tiger Reserve, dove dormiamo in un hotel ricavato dalla vecchia reggia espropriata ad un marajà. All'alba eccoci dentro a un vero safari. Con la nostra guida indiana sulla jeep mi sento tanto... Guarda i pavoni quanti! Ma io non sono qui come il marajà per fare strage di tigri. Io sono qui solo per vederla la tigre, ammesso che ci sia. Però ci sono cervi che sembrano impagliati. C'è Bambi, le solite scimmie, i cinghiali che scappano perché la nostra guida dice che sentono l'odore della tigre. C'è un'altra guida in vestaglia con collo in finto leopardo. Ci sono altri turisti che guardano noi mentre noi guardiamo loro. C'è una coppia di pornotivi animali. C'è Patrizio che sembra Folco 15, ma della tigre neanche l'ombra. Vabbè, la tigre non si vede, però ci sono le carcasse degli animali che ha ucciso e ci sono anche le tracce di una femmina col suo cucciolo. Ma dai, sembra un gattone, guarda questo. Two tiger. Two tiger? Yeah, sì, le vedi? Sono venuto a fare l'or di notte. Ma dai! Mi sostiene che c'è la tigre qua vicino. Eccolo. Dove? Se c'è la tigre io ho paura, eh?
Eh sì, se qui c'è la tigre davvero, io ho paura. Faccio l'avventurosa, ma chi ha voglia di incontrare faccia a faccia una tigre? Ma allora, per estensione del concetto, metti che mi fossi trovata in questo viaggio faccia a faccia anche col divino, sarei scappata? Non bisogna venire in India per forza per trovarsi. Se uno vuole trovare se stesso, è meglio che si dia un appuntamento, magari comodamente a casa sua. E questo cosa sarebbe? Il tramonto della ragione o l'alba dell'utopia? No, cosa così poetica, Rossello Ara, così via per dentro, ma vabbè, dai. Cosa pretendi dal film che ho fatto in casa? Oh, niente. Ah, ecco, prima. Appunto, vabbè, dai, è andata così. Andiamo al cinema, dai. È meglio, va. Ciao.